Io non già faccio più questo. Grazie, voi siete carini. Però ci sono stati molti altri motivi per cui io durante la mia infanzia, sia poi arrivato a 36 anni in queste condizioni, voglio dire, cioè, non c'era soltanto per Clementine, non c'era solamente Obrero. Ci sono state tutta una serie di altre situazioni e circostanze. Io per esempio a Napoli abitavo al sesto piano, voi direte che c'entra, perché per un bambino la cosa è imbarazzante, perché io tornavo dalla scuola con lo scuolabus, no? Per esempio, vabbè, ora vi dico tutto come andava. Allora io entravo nel palazzo di casa mia, però, arrivavo all'ascensore, prendevo il bottone dell'ascensore, che è quello che fa venire l'ascensore, poi c'è sta R che l'ascensore sono qua. Non sacci, perché io prima solamente c'è. E arrivava l'ascensore, quasi sempre nel palazzo arrivava un altro, si metteva vicino a me, io entravo in ascensore, lui entrava, poi mi guardava e diceva: sale? Dico: no, volevo fare un campeggio qua, mi fermava. E cominciava questa salita che è molto imbarazzante per un bambino, perché non si sa mai che fare in ascensore. Allora uno legge, non è che c'è stata legge, c'è il cartellino portata massima a 4 persone, peso 380 che bulletin dall'ascensore. La cosa più intelligente, lo guardavo e dicevo: lei quanto pesa? Questa è proprio la cosa più intelligente. E se non leggevo il regolamento dell'ascensore, che io me lo sono arrubato da dentro all'ascensore di casa mia, originale Stingler Otis, perché io vorrei vedere in faccia chi ha scritto il regolamento dell'ascensore. Io lo vorrei conoscere questo signore per vedere come ha fatto in volto proprio. Perché questo signore scrive: regola prima dell'ascensore senza la quale non si può assolutamente prendere l'ascensore. Nell'ascensore con porte manovrate a mano, le stesse devono essere chiuse a mano. Chissà un regolamento, Regola 2. Per servirsi dell'ascensore, premere il bottone del piano al quale si desidera arrivare. Cioè, se tu andare al sesto piano premi 6, a meno che non sei un nano, premi 2 volte 3. Non arriva a 6, non mi capisco. Aspetta. Regola 3. Chi sta nato capolavoro? L'uso dell'ascensore è vietato quando alla porta è applicato il cartello fuori servizio! C'è sta uno stipendiato in questa ditta per scrivere sta stronzata, L'ultima è bellissima, è vietato, vabbè, è vietato, non è che è sconsigliato, è vietato l'uso dell'ascensore quando l'ascensore non è al piano. Cioè, se tu stai al sesto piano, apri la porta, è vietato! Sotto c'è lui che ti fa la multa, non è che ti squagli per terra, è vietato. E se no c'è un altro sistema di prendere l'ascensore che è molto più pratico, che stai solo tu in ascensore, allora fai le solite cose che si fanno in ascensore, controlli la braghetta se è spontanea, no? Poi sta lo specchio per la prevenzione dentale. Gli italiani la prevenzione dentale la fanno in ascensore, però io vorrei darvi un consiglio. So che è brutto dare i consigli durante gli spettacoli, però io vorrei darvelo. Quando siete da soli in ascensore, non fate mai le puzze. Guarda che se arrivate al piano terra e c'è uno che deve prendere l'ascensore dopo di voi, siete rovinati! Già quando aprite la porta che lo vedete, vi si legge il terrore in faccia, chi lo capisce immediatamente. Allora state fuori dalla porta che cercate di intrattenerlo. Salve, come va? Andando da dietro col piede che cercate di cavarsi, una figura di merda micidiale, io ve lo dico. Dovete solamente cambiare palazzo, dovete proprio emigrare. A me mi è capitato, l'ho incontrato il giorno dopo con le mesce. Guarda, è una cosa terrificante. Ma in questo difficile rapporto che io ho sempre avuto con le macchine c'è stata un'altra macchina che per me è stata complessa, fin da bambino. Ed è stato all'aeroplano, perché io da bambino prendevo il treno, che è bellissimo, il treno va alla stazione, è bello, ti accompagna, ti abbraccia, no? Poi danno i paccheri in faccia, vabbè, io nemmeno bello, però è divertente, va col fazzoletto, ciao, quando arrivi telefona, e di vai, la stazione è allegra. L'aeroporto è diverso, perché quando accompagna l'aeroporto stanno tutti un po' più messi, stanno... Allora, ciao. Quando arrivi telefona, tristi, perché pensano che non arrivi. All'aeroporto sta un sacco di gente preoccupatissima, tutti in fila su queste panche che aspettano l'annuncio, il primo lo perdono, aspettano il secondo è in inglese, nessuno capisce un cazzo, si guardano tutti quanti tra di loro per vedere se uno ha capito, il primo della fila si alza, tutti appresso al primo della fila, e si trovano tutti accesso col primo della fila che li guarda preoccupatissimo,
che pensi che sta succedendo? Ha già fatto male. Perché parlano in inglese. Anche all'aeroporto di Ascoli Piceno parlano in inglese. Dicono, ha fatto il check-in? Non so, ho fatto la maestra dell'Aurino la settimana scorsa. Va bene, non stai a ci pigliare l'aeroplano, neanche già fa chissà che. Comunque, come Dio vuole, prende il gate e poi c'è l'autobus che aspetta. Allora tutti sopra. L'autobus fa 40 centimetri, tutti giù. E si sale sull'aereo e là cominciano i problemi, perché come stanno tutti con le cinture allacciate, sente boing, è il comandante che vi parla. Non dovremmo precipitare. Comunque, per il non si sa mai, vi diamo qualche informazione. Là si cominciano a grattare tutti quanti di nascosto, piano piano. C'è chi gli viene l'orchite a forza di grattarsi. Chi raggiunge l'orgasmo 4 volte prima del decollo, un'orgia, non si capisce niente. Chi non riesce, è una cosa allucinante. Chi non riesce a grattare i suoi grattacoli a fianco, come tantissimo. E comincia il balletto delle hostess che cominciano a dire, allora le uscite di sicurezza sono da quella parte. Se mai dovessimo precipitare, le maschere escono automaticamente. E ti dice, già i precipiti mi resta la purucinella, ma pare pure questo. Comunque, per qualsiasi ulteriore informazione, controllate il cartoncino che sta di fronte a voi. E io mi sono arrobato anche il cartoncino. Questo è fatto tutto a fumetti, questo è molto più bello, e cartoncino dice, il salvagente sta sotto il sedile. Mo per esempio, no? Tra Milano e Amsterdam non ci sta manco una secchia d'acqua. Io mi metto il salvagente e mi spalmo come un formaggino mio sopra le Dolomiti, ma metto il suo paracadute. Credine, che ci metto salvagente? Aspetta! Mentre si precipita a levarsi la dentiera, che se uno si salva muore di fame, capito? Mentre si indossa la maschera ossigeno è vietato fumare, come dire, è vietato ballare tip tap con gli scarponi da sci. Comunque, vabbè, come Dio vuole, si decolla e là, per farti stare tranquillo, ti servono il pranzo. Di solito te lo serve un cuoco daltonico, perché non c'è sta una cosa del colore originale. Uova sode verdi, fagiolini blu, le olive gialle, boh. Sarà l'altitudine. Come ti sei un poco tranquillizzato, senti, boing, è il comandante che vi parla. Guida, cretina, che parla. È vietato parlare a conducendo sull'autobus, parli tu che guidi l'aeroplano, guida, no, santi Dio. E ti dice, stiamo volando a 16.000 piedi, dice. Mi pareva, sentivo una puzza, ma pareva. Perché parla in inglese pure lui, è di Teramo, ma parla in inglese. E ti dice, fra 10 minuti atterriamo, e là incomincia il panico, quello vero, perché tu senti i motori che cambiano rumore. E dici, madonna. Che sta succedendo, mamma mia, e cominci a sudare come un animale. E allora apri il bocchettone dell'aria che sta sopra di te e ci riesci, dopo 20 minuti che hai girato una lampadina, finalmente ci riesci, e continui a sudare come un animale, ma con una stalattite di ghiaccio che ti colpisce dritto qua, un drone Black Decker che arriva dritto qua e finalmente si atterra, e là c'è un bel applauso, viva viva, non siamo precipitati, tutti contenti, un bel clima di allegria.